Indovinate chi ha la patente? Questo sono io, guardate quanto sono bello. Ragazzi, sentivo troppo l'esigenza di fare questo video perché è da un sacco di tempo che non carico. Ah no, è da lunedì, giorno del MacP, mamma mia. Cosa non è successo? In pratica il MacP è quando mancano 100 giorni all'inizio degli esami e ci siamo spaccati, vabbè, lasciamo perdere, chi vuole capire capisca. Terzo episodio di Ask Dooms, andiamo subito a vedere le domande. Legendary Games ci scrive: hai mai bestemmiato Mer Clash Royale? Vabbè, a parte l'errore, sì, tantissimo, guarda. Quante ne ho tagliate e quante ho censurate in maniera incredibile. È uno dei giochi che mi fa incazzare sempre di più. È incredibile come mi faccia arrabbiare, veramente ancora non me lo spiego. Luigi Ruiati: porterai Mario Kart? Allora ragazzi, io ho portato recentemente un episodio di Mario Maker per la Wii U. Devo vedere come andrà a finire con le visualizzazioni, insomma, e anche se vi piace, perché se avrà successo, insomma, se piacerà, sarò molto più invogliato a portare giochi per Wii U. E ragazzi, se volete proprio saperlo, potrebbero uscire dei video magnifici e divertentissimi su Mario Kart 8, mamma mia, Super Smash Bros. E Mario Maker. Quindi se volete altri video sulla Wii U, mi raccomando, scrivetelo nei commenti, perché a me piace un sacco giocare ai giochi a Nintendo, solo che non li ho mai portati fin dall'inizio sul canale, quindi non so, forse non riscuotono l'interesse che meritano, ecco. E infatti Phantom Kirit 03: Ask Dooms, hai mai giocato a Smash Bros? Se sì, pensi di portarlo sul canale un giorno? Sì, ovvio, ho già giocato a Smash Bros. E poi ti dico anche i miei main, che sono Mr. Game Watch e NES. Li adoro un sacco, però è più NES mi piace. Sì, penso di portarlo sul canale un giorno, perché... ma un giorno proprio X casuale, perché Smash è una parte di me e mi piace veramente tanto. Tra l'altro ragazzi, non so se ve ne state rendendo conto, ma sto registrando con la nuova webcam, la Logitech HD 1080p C920, e una cosa che un pochino mi ha deluso della webcam è il microfono, e devo prendere tra poco il microfono e quindi spero di riuscire a portare video di qualità un po' più decente. Dai Doom, forza! LolloMac04: Ask Dooms, è vero che fai video su YouPorn? 118! Siamo 118! Luca Orabona: potrai mai GTA 5? No, mi dispiace, non lo porterò. Anche perché quando ho provato a portare Fallout 4, che è un gioco, penso, pesante graficamente, lo stesso come GTA 5... un po' mi andava a scattini, mi dava fastidio e allora ho lasciato perdere. Devo semplicemente cambiare scheda video, però non l'ho cambiata, vabbè. Teschio Zero: Ask Dooms, ti sei mai ubriacato? Sono Demasterita del tuo clan Clash. Ciao Demasterita. Mai ubriacato no, però mi sono sentito brillo, questo sì. E mi ricordo una volta stavo ad una festa di un tizio che non conoscevamo neanche, che sta qua vicino a Suio, queste parte qua, vabbè, chi mi segue della zona capirà. E tre quarti dei miei amici, o metà dei miei amici, ci è sentita male. Io stavo là a fare da badante, il mio compagno in bagno, quello che aveva appena sbrattato, vabbè dai, ti aiuto. Seven Game: tutti chiedono di essere admin, ma admin di cosa? E ha ragione Seven Game, admin del gruppo Telegram. Ragazzi, ci divertiamo un sacco sul gruppo Telegram con Alex Chen, vabbè, le risate. Venite nella descrizione, perché così joinate il gruppo Telegram e ci facciamo due risate insieme. Se siete troppo bimbo minchiosi verrete cacciati subito, ma non da me, lo dico fin da adesso, ma da Alex Chen. Quindi comportatevi decentemente. Blame: Ask Dooms, do you wanna have a bad time? Mi hai fatto ricordare di Undertale, Blame, mi hai fatto ricordare di Undertale. Devo assolutamente portare il finale almeno della True Assist. Lo porterò un giorno. X Henry's Ita: Doom, quanti anni hai? Come vai a scuola? Se puoi salutami in tuo video con Enrico. Non so a quale Enrico tu ti riferisca. Se è Enrico Taimeco Zero, quello con i baffi e i capelli lunghi. Non c'è qua Enrico, però te lo saluto, cioè vabbè ti saluta, ecco. Se parli di un altro Enrico, uno che suona la chitarra, ti vuole tanto bene, ecco. E comunque, quanti anni hai?
È facile capirlo, ne ho 98 il mio nickname, è il 2017, ne ho 18, a ottobre compio 19. Come vai a scuola? Abbastanza bene, ho fatto un compito di fisica recentemente, che palle, mamma mia, tutte queste materie, prima arrivo dalle palle, meglio è, tra poco c'ho pure gli esami, mamma mia, aiuto! Belfo, Ask Boom, farai mai una serie live su Resident Evil 7 Biohazard? Forse in futuro, ma è molto 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 raro che lo faccia, ecco. Con Gaming Ita, anime preferito? Zero risponde ai commenti, Boku no Pico. Allora, io non sono un grande, non seguo gli anime in generale, però ne ho visto uno solo, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo, Attack on Titan, mi è piaciuto tanto tanto tanto, e se avete degli anime da consigliarmi fatelo nei commenti, però... qualcuno di serio, purtroppo solo spoiler di Death Note, quindi non posso vederlo. E vabbè, consigliatemelo. Genku, Ask Dooms, non è una domanda vera e propria, ma shh. Nonostante sei del basso Lazio, hai più l'accento e il dialetto napoletano che il dialetto laziale romano. Come mai? C'hai proprio ragione. Sei per spiegare, cioè, l'hai capito come? Come? Vabbè, da come parlo. Comunque a me piace un sacco il dialetto napoletano, anche perché c'ha un sacco di insulti, offese. Po' bello dire a spaccimme mamma, vabbè, tutte queste cose qua non sono neanche, cioè io sono adialettico, se posso dirlo così, però visto che noi siamo, noi di Gianola, cioè sarebbe il posto dove vivo, se ancora non lo sapete, abbiamo, cioè prendiamo molti casertani, napoletani che vengono e quindi un pochino ci influenzano, gli occhi, con il loro dialetto, forse che ho sta luce gialla puntata in faccia, devo cambiarla assolutamente in luce bianca. Andiamo avanti. Wishcash the Killer, Ask Dooms, piatto preferito? Il mio piatto preferito... Vabbè, banale rispondere con pizza, hamburger, vabbè, rispondo con gnocchi alla sorrentina o le pappardelle ai funghi porcini, io sono raffinato, anche o il tartufo. La presenza insolente di Guide 420 si fa sempre presente. Vicino alle 3C, ci sono ragazze buone? PS, dite ad Antonio Varlese che è stupido. Guarda, essendo io un grande frequentatore di Giro Pizza, per le 3C, nonostante io ci abiti vicino, non ci passo mai, per carità di Dio. Vado a Giro Pizza, che è il mio posto preferito, ragazzi, è una pizzeria magnifica qua a Giannola, anche se è un po' piccolina, vabbè, tralasciamo questa cosa. Ragazzi, tra l'altro, la Giro Pizza per ogni 10 euro di spesa... fa un timbro e con 10 timbri una teglia di margherita omaggio, la Giro Pizza Card. Ragazzi, se verrete a Giannola un giorno vi accoglierò con le braccia apertissime, ci faremo un tuffo in acqua quando sarà estate, vabbè, e andremo a mangiare la pizza, se proprio avete voglia, la Giro Pizza. Alessio ha annunziato, quante canne ti fai al giorno? 118! La 118! Nicola Gallo, Ask Dooms, secco di merda, torna in palestra. Secco perché sono dimagrito da 80 a 75 kg e sto continuando a dimagrire. E magari quest'estate mi faccio un fisico bestiale. E torna in palestra, no, non c'ho voglia, soprattutto mo che sto sotto, quasi sotto esame. Oddio, santo, non mi ci va a pensare. Ricky, Upurp, l'ho fatto così perché Upurp è un mio audio famoso, sempre del gruppo Telegram. Se vedete il gruppo Telegram, ragazzi, vedete certi meme, certi sticker, principalmente by Alex Chen, che sotto i miei video si firma come Alex, lo vedremo tra poco, e fanno veramente pariare. Alex, Ask Dooms. Ah! Ok, questo è Alex, ragazzi. Vi è piaciuto? Omar Tarantino. Doom, ti è mai venuto in mente di spacchettare carte Pokémon o giocare sul canale dei giochi Pokémon? Riferimento a Heart Gold Randomizer? Certo, anzi, quasi quasi la riporto indietro la serie di Heart Gold, però il mio fottuto emulatore ha smesso di funzionare, è diventato improvvisamente tutto nero e diciamo che ho perso la serie perché non riesco più ad andare avanti. Adesso vedo, ragazzi, consigliatemi nei commenti un gioco Pokémon da portare o magari una sfida Pokémon, perché potrei puntare... su Pokémon, mi raccomando, nei commenti scrivetelo, oltre all'anime che mi consigliate. Pierluigi Gagliardo, Ask Dooms, culo o figa? Allora, cioè, queste domande imbarazzantissime, cioè, sono veramente culo! E sì, ragazzi, la schiettezza in cui rispondo alle domande è sempre magnifica. Antonio Esposito, ma fuma coglione che fa bene. Antonio Esposito, se stai vedendo questo video, ti voglio un sacco di bene, è un mio compagno di classe. Se faccio questa espressione sicuramente se la ricorderà. In pratica, vabbè, non lo dico, dai, non lo dico.
si è sentito male, ha fatto una faccia così al MacP, vabbè, non lo dico. Dico solo c'è tanto alcol, ecco. Giuseppe Finocchiaro non ha risposto alla mia domanda, ci riprovo. Come sei uscito alla fine dalla stanza se tua mamma ti aveva chiuso ed era andata pure a fare la spesa? PS, mi saluti in un tuo video se leggi la mia domanda. Ciao Giuseppe Finocchiaro. E niente, sono uscito, è venuta mia mamma dopo una ventina di minuti e mi ha aperto. Facile. Viral videos. Ask Dooms. Ciao Doom, ho tre domande per te. Ci fai una clip della tua stanza e o del computer? Dun, dun, dun. Questa è la mia stanza. Allora, abbiamo innanzitutto un poster di Fallout 4 e uno di Doom. Poi i bambini imparano quello che vivono. Oddio no, mo cade. Poi un coso per non farmi gli incubi. L'acqua. Matteo, il mio nome. Matteo ancora. La gang di qui qua qua. Dei fucili, roba di mio padre. Mamma mia. Il cammello del Nick Tettone mi ha portato dalla Tunisia. Peluche di Angry Birds. Coso della Tunisia. Super Mario, Luigi e zio Paperone. Una lampada fatta a forma di fumetto. Forma di fumetto? What? Un pianoforte. Poi cucciolo. Delle cuffie anti... cioè delle cuffie antisonoro. Un aeroplano, vabbè, sempre di mio padre. Non mi chiedete il perché. Qua altri aeroplani. La zucca di Halloween. Una povera chitarra che già c'è inutilizzata. La suonavo un po' di tempo fa. I paperini e i topolini. E questa è la postazione del computer. E qua ci sono io che sto editando il video. Questa è la parte sinistra, abbastanza lugubre. E questa è la parte destra dello stanzino dove registro. Ci sta un tizio, una cosa che per il bersaglio, vabbè, continuo a ripetere, roba di mio padre. C'è un frusaglie. E questo era. Questa era la mia stanza, scusate se avete visto dei puntini, ma è la fotocamera del mio telefono esterno, non mi andate a prendere la macchina fotografica, però c'ho poco voglia, ma va bene così, spero vi sia piaciuta la mia camera. Quali serie porterai sul canale o semplicemente quali progetti hai per il futuro del canale? Adesso che sto vicino agli esami di Stato, ragazzi, per me sarà più difficile portare i video, però nel mio sogno porterei di più magari una serie di Pokémon enunziate nei commenti e magari mi aiuta a raggiungere questi 10.000 iscritti, a portare più pubblico sul canale, a tenervi più uniti come una famiglia, diciamo, e continuare semplicemente con le serie che sto portando, magari un po' di meno Clash, non so dirlo. 3. Facoltativa. Quanto guadagni con YouTube? Ti posso dire la verità, dai 5 euro ai 20 al mese. Non è molto, vabbè, ho cambiato partner, ho cambiato network, ecco, sperando che Kurtz Network, che è molto molto buono, se volete nei commenti vi do un aiutino, se magari stai aprendo un canale YouTube e hai bisogno di una partner, però attenzione, Kurtz Network accetta solo quelli abbastanza, cioè quelli intermedi più o meno, con visualizzazioni iscritti. Enflux! Questa è la sua posa. Perché non fai altri video di Counter-Strike Global Offensive? Ho sempre desiderato vederti cimentare l'ignoranza urlando Suka Bliet. Con Influx Admin il regno cinese di Alex finirà. Devo vedere come andrà a finire, se registrerò un altro episodio di Counter-Strike Global Offensive. L'ultimo non è andato molto bene in termini di visualizzazioni, quindi non lo so. Forse lo riporterò sul canale, ma devo vedere se avrà successo, ecco. Leonardo Spano, la tua domanda è bellissima, grazie di esistere. Perché hai cambiato la tua immagine di profilo, cioè quella di Woody, con quella che hai ora? Perché sei così affezionato a Toy Story? Mi saluto dicendo un saluto al Kebabaro, è una mia meme. Bella Dooms, un saluto al Kebabaro Leonardo Spano. E allora, ragazzi, questa storia ha radici antichissime. Ve la sintetizzo. In pratica, io e un mio amico, 2 anni fa, andammo ad un viaggio con tanti ragazzi che non conoscevamo. Sono i viaggi, non so se avete presente, i tipici viaggi dell'Impdap. Non so, vabbè, se siete stati anche voi in viaggio con l'Impdap, scrivetelo nei commenti. In pratica è un'organizzazione che ha veramente pochissimi costi. Ti porta all'estero e conosci tanti ragazzi, studi una lingua, cazzo me frega, tanti ragazzi e ragazze. E in pratica con questo mio amico, a un certo punto gli ho detto: senti, ti va di vedere questo video? È un video che si chiama YouTube
No, si chiama Toys on Acid, è un video malato di mente e appena ho visto quel video insieme a lui c'è una schiattata di risate e io già lo conoscevo però non me lo ricordavo così bene perché c'era una faccia di Woody che era bellissima. Io avevo appena iniziato nel canale, avevo appena raggiunto i 100 iscritti, appena ho visto la faccia di Woody ho deciso assolutamente di metterla perché era troppo troppo bella e rispecchia il mio carattere che è tendenzialmente idiota. E adoro essere idiota, sono demenziale ragazzi, mamma mia, mi diverto con poco, sul serio. Excuse me. Yay. Ragazzi, il video termina qui, fate nei commenti le vostre domande, grazie mille per avermi seguito, supportatemi con un bel mi piace, ditemi se il video vi è piaciuto, l'anime che mi consigliate e se devo portare giochi Pokémon e quale tipologia di giochi Pokémon, che dire, ci si becca al prossimo video. Ciao e grazie per essere stati con me.